buon pomeriggio, bentrovati, questa è l'ora solare e noi siamo qui per tenervi compagnia per un'ora che sia solare in tutti i sensi. Ringrazio il mio pubblico come sempre in studio, ringrazio tutti voi, tutte voi, lo ripeto sempre, ogni giorno farò sempre così per quanti siete e per come siete. E in nome di questo, oggi, in apertura di questa nostra puntata, chiedo il massimo della vostra attenzione. Quando parlo di attenzione mi riferisco soprattutto all'attenzione del cuore. Noi quella data ce lo ricordiamo, era il 14 giugno del 2017, c'era un grattacielo a Londra nel quale divampava un incendio e al 23° piano di quell'abitazione, di quel grattacielo, la Grenfell Tower, morivano Marco Gottardi e Gloria Trevisan. E già questo vi fa capire come non ci sia nulla di solare in questo racconto. Sapete qual è la finestra spalancata sulla solarità più totale che coinvolge tutti noi in studio che li abbiamo appena incontrati e tutti voi in questo momento a casa, perché li conoscerete tra un attimo, incontrare i loro genitori, i genitori di Marco, che io saluto e ringrazio. Sono Giannino Gottardi e Daniela Burigotto, state comodi, anche perché ci siamo abbracciati poco fa, se no... Grazie, grazie. Questo è l'affetto del nostro studio. E, ho detto non c'è nulla di solare perché non c'è niente di solare in quello che è accaduto. Perché questi sono Marco e Gloria, perché devi pensare che esista un perché. Questo perché voi lo state cercando, lo state trovando, ma siete due rabdomanti che hanno già trovato l'acqua. Questa è la vostra caratteristica, siete formidabili. In una creazione di una fondazione. Chi parla per primo, papà o mamma? Lui per te, papà. Per la fondazione. Allora, papà, forza. L'idea della fondazione è nata pochi giorni dopo la tragedia. È una cosa così che mi è venuta in mente spontanea, di dire faremo qualcosa per aiutare, ricordare i ragazzi e aiutare i bisognosi. E abbiamo pensato alla fondazione, anche se allora non ne conoscevamo per bene i termini e cosa significasse, perché è uno strumento giuridico abbastanza articolato e complesso. Sì. La cosa poi è andata avanti, ha avuto un iter un po' travagliato, perché contestualmente l'anno scorso c'è stata una nuova legge sul terzo settore no profit, uh-huh. E di conseguenza abbiamo tergiversato qualche mese, abbiamo fondato inizialmente un comitato promotore che ci ha consentito di acquisire già delle donazioni, e il 5 di settembre di quest'anno abbiamo fatto l'atto notarile per la fondazione vera e propria. Abbiamo già ricevuto l'ok dall'Agenzia delle Entrate affinché... Ah, non entri in tutti questi particolari, signor Giannino, lei è meraviglioso, okay. È precisissimo. No, sa perché la fermo per un istante, perché poi torniamo sulla parte più tecnica. Lei ha detto per i ragazzi che hanno bisogno, hanno bisogno di che cosa? I vostri figli, io mi permetto di dire, signora, perché... Marco era innamorato di Gloria e con Gloria viveva una vita meravigliosa a Londra. Erano partiti per andare a lavorare all'estero. Certo. Esattamente. No? Sì. Loro allora erano due ragazzi umili, generosi, ma molto determinati. Si sono laureati nel 2016, a distanza di 3 mesi. In architettura. In architettura, entrambi, ha frequentato lo stesso corso. E verso la fine del 2016, questa è la laurea di Marco, hanno pensato di trasferirsi a Londra per iniziare il loro percorso professionale. Allora, di fronte a questa strada per la quale qualsiasi genitore, guardate Marco nel giorno della sua laurea, qualsiasi genitore vuole tenere il proprio cucciolo vicino, no? Però al tempo stesso ti dici non posso impedirgli di partire. Esattamente. Signora Daniele, per lei è stato così? È stato così. Quando Marco mi ha appunto annunciato questa decisione, ed era già una decisione, ho tentato di fargli cambiare idea. E la risposta è stata, mamma, come sempre tu vorresti che io rimanessi accanto a te. E lì mi sono arresa, perché ho detto, sono stata una mamma fortunata. L'ho avuto insieme per 27 anni, perché io ho sempre avuto un tipo di lavoro che mi ha permesso di stare molto vicino a mio figlio nei lunghi pomeriggi che passava a studiare. E la mia era una presenza, diciamo, non, come dire, invasiva, era solo una presenza, l'esserci con una merenda, con un frullato, con quelle cose che fanno tutte le mamme che possono farlo.
E quando appunto mi ha detto questa cosa sono rimasta male, ma l'ho dovuta accettare, perché lui stava già lavorando in un studio di ingegneria a San Donà di Piave e chiaramente con retribuzioni che sappiamo e che conosciamo. E ha detto: io non vado a lavorare per 2 euro all'ora, mi dispiace mamma. E ha cercato... l'offerta era stata quella di 1 euro all'ora? No, diciamo che c'è un compenso provvisorio, iniziale, sì, che varia dai 300, 400, non si capiva bene, insomma. Mentre quanto... a Londra a Londra è diverso, lui si è fatto 2 mesi di preparazione prima di andare a Londra, ma loro questa decisione l'avevano maturata subito dopo che Gloria aveva, anche lei si era laureata, quindi in ottobre. Ma a noi ce l'hanno comunicata, mio figlio me l'ha comunicata nel gennaio 2017, questa decisione che era ormai definitiva. Nella preparazione di questa cosa ci ha impiegato ben 2 mesi, cioè non è stata una cosa così allo sbaraglio, ha preparato diverse cover letter perché ha detto: mamma, a Londra sai che sono molto selettivi, devo fare le cose fatte bene, per cui ha lasciato lo studio di ingegneria dove lavorava per fare questa preparazione, questa partenza in piena regola per lui e per la sua ragazza. Vostro figlio era un ragazzo che faceva, faceva tutte le cose per bene? Direi di sì, ci ha sempre dato tante soddisfazioni, mai problemi, tanto meno a scuola. E ci siamo accorti poi strada facendo, anche nel periodo in cui si ha organizzato questa diciamo, trasferta su Londra, che era molto metodico e molto perfezionista. E ha organizzato tutto per bene, sono partiti a marzo, hanno iniziato con un corso di perfezionamento della lingua e entro 2 mesi, nel senso che già ad aprile lavoravano entrambi come architetti su 2 studi diversi, perché era stata una loro scelta dividere l'attività, la professione con l'aspetto privato. Erano soddisfattissimi, noi siamo andati a trovarli dal 21 al 24 di aprile. In quella casa? In quella casa, era una casa stupenda, si vede anche, le immagini dalla foto. L'edificio, quando abbiamo approcciato la zona, sembrava nuovo perché era stato rivestito l'anno prima, nel 2016. Chi va a pensare di che materiale avevano utilizzato per rivestire l'edificio? L'edificio sembrava nuovo, prendi l'ascensore, sali, entri in questo appartamento. Mai andresti a pensare a quello che è successo. Noi fra poco vi parleremo di farfalle e di libellule. Non ci spostiamo, non stiamo uscendo fuori dall'intervista, però vi parleremo di quel qualcosa che accade quando è successo quello che non avrebbe mai dovuto accadere, quello che non sarebbe mai dovuto succedere, quello che nessun genitore può sopportare o può pensare come un fatto naturale, perché solo questo le chiedo, signora, prima di un'interruzione che, perdonatemi, è pubblicità, ma per noi è soltanto un modo di interrompere per un istante il vostro racconto. Non consideratela una mancanza di rispetto nei vostri confronti, perché non è assenza di rispetto lanciare la pubblicità, ma è soltanto un filo che momentaneamente interrompiamo anche con chi ci segue da casa. La telefonata nella quale Marco ha cercato ancora di tranquillizzarvi quando il fuoco arrivava, quando sapeva che non ci fosse più scampo. Quando ho ricevuto la telefonata dalla mamma di Gloria, perché Marco non voleva assolutamente impensierirci, era il suo stile questo, mentre Gloria era già al telefono da circa un'ora con la mamma, e la mamma di Gloria ha sentito il dovere di informarci. E quando ho preso la telefonata io non ho retto e ho passato immediatamente la cornetta a mio marito, perché non volevo assolutamente trasmettergli nessun tipo di ansia, le mamme hanno una cosa diversa. E ho iniziato io a pregare, come stava facendo dall'altra parte anche Emanuela, e mio marito cercava di capire cosa fare, che consigli dargli. L'unica cosa che è riuscito a dirgli è: Marco, cerca una via d'uscita, cercate di uscire, papà, non è possibile, c'è troppo fumo. C'era un cancelletto in alto bloccato, non c'era via di scampo. In tutta questa preparazione che nostro figlio ha fatto, l'unica cosa che non ha valutato è stata solo questa. Che poi in questa torre lui ci è arrivato per caso, perché un suo amico ha ceduto questo appartamento che doveva andare lui con la sua ragazza. Fatalità, questa ragazza, si sono lasciati, e lui, tra le altre cose che aveva visto,
si è innamorato di questo attore, come non innamorarsi, avete visto le foto, insomma, per un ragazzi architetti abitare in un posto del genere, vedendo signora, tutta Londra attorno, quando siamo andati noi siamo rimasti senza parole. Ho detto, voi ragazzi da qui non avete neanche bisogno di andare fuori la sera, perché era uno spettacolo per gli occhi. Allora, col massimo della cautela, noi ci fermiamo per un istante e poi torniamo a raccontarvi la storia di un cavaliere e della sua principessa, perché c'è anche questo nella vita di questi genitori, e molto altro, ripeto, partendo dalle farfalle e dalle libellule. Voi seguitemi. Sono qui. Allora, solare, due genitori straordinariamente solari, Giannino Gottardi e Daniela Burigotto, Marco Gottardi e Gloria Trevisan, quel rogo a Londra, quella fine che ha segnato la fine, come la morte dice, ma da quel momento è scattato qualcosa in voi che io riparto sempre dal papà per andare dalla mamma. O decidere di fermarsi e di fermare tutto a quell'istante, o andare avanti. E voi, con lei poco fa mi stava dicendo, con il suo rigore da uomo che lavora e sa come lavorare, mi stava raccontando tutto quello che serve per creare una fondazione. Io l'ho fermata, primo perché sono un ignorantone in materia, due perché mi piace di più raccontare che voi vi siete subito messi a disposizione di altri ragazzi come Marco. Assolutamente. Questo avete deciso di fare. Sì, abbiamo deciso di percorrere la strada di vivere, non sopravvivere, vivere e fare qualcosa, soprattutto ricordare una bellissima storia. A noi ci preme sostenere che la tragedia è solo un epilogo dovuto all'avidità umana, questo è ovvio, però deve essere ricordata la tragedia limitatamente affinché sia un monito per chi ha determinate responsabilità. La tragedia per noi però finisce qua. Quello che vogliamo trasmettere è un messaggio positivo di incoraggiamento sia ai giovani che ai genitori. Ai giovani per dire, ragazzi, Marco e Gloria erano due ragazzi come lo siete voi, ce l'hanno fatta perché ormai erano arrivati. Praticamente gli mancava solo, tra virgolette, la famiglia, no? Per dire tutto il percorso, il gioco, lo studio, il lavoro, eccetera, gli mancava solo l'ultimo atto. E di conseguenza bisogna essere determinati, bisogna porsi degli obiettivi, però ce la possiamo fare, e questo è il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi. E ai genitori vogliamo dire, lasciate pure che i ragazzi facciano le loro esperienze, perché in un mondo come quello che viviamo noi, un mondo globalizzato, piaccia o non piaccia, si deve entrare in simbiosi e a conoscere altre culture. A Londra è famosa perché è multietnica. Certo. Marco e Gloria, noi ci siamo resi conto dopo due mesi, conoscevano un sacco di persone, ci parlavano di un giapponese, di un thailandese, di un turco, di inglesi. Veramente è una cosa eccezionale. E eccezionali siete voi, perché voi avete... guardate, quando descrivono Marco come un ragazzo straordinariamente generoso, non ci rimane il dubbio di dire, ma davvero? Perché basta vedere i genitori, in questo caso... È l'albero, io dico sempre che la frutta casca attorno all'albero, questo è l'albero, cioè la generosità pura, totale, assoluta. E ricordiamo, a Londra morirono 69 persone per avidità, per gesto di chi rivestì quel palazzo di un materiale che non andava utilizzato. Esatto. E dietro questo non c'è quello che è accaduto, questo solo per chiudere il cerchio. Ma signora, lei ha creato un mondo intorno a Marco e intorno a Gloria che la porta ad andare in giro per centri di cultura italiani a Londra, ad aver pensato a scrivere una fiaba per ricordarli meglio. Mi permette di far partire due immagini per le quali ringraziamo il nostro Matteo Forino, con la voce della piccola Beatrice. Così anche voi da casa e tutti noi in studio capiamo meglio che cosa questa mamma e questo papà abbiano saputo fare. Vediamo. La
ragazza dai lunghi capelli biondi diventa per magia una principessa. Insieme al suo cavaliere va in un mondo pieno di luce e di amore, dove sono entrambi circondati da mille farfalle colorate e da tantissime libellule dai meravigliosi colori. È così che lei diventa la principessa delle libellule e con il suo cavaliere vivono per sempre felici e contenti. Signora, scrive questa fiaba, chiama una disegnatrice, la fa lavorare intorno a questa fiaba. Sì. Editate voi questo libro? Sì. Perché? Perché? Perché per me era impensabile che mio figlio, il mio adorato figlio, come ho scritto alla fine, venisse nel tempo dimenticato insieme con la sua ragazza. E allora ho cominciato a pensare a cosa piaceva a lui da piccolo. E adorava ascoltare le fiabe. E ho detto, perché non creare e iniziare dai bambini, che sono l'innocenza, la bellezza nostra, quello che ci rimane di buono ancora. Ah, sì. Ecco, e iniziamo da loro, a vedere se si può cambiare qualcosa in questo mondo che tante cose ormai vanno al contrario. No? E semplicemente proprio un anno fa è nata questa idea. Il momento era molto brutto, i mesi passati erano ancora troppo pochi, a parte che mi rendo conto che il dolore aumenta col passare del tempo invece che diminuire, purtroppo. E vabbè, comunque questa cosa mi ha fatto un po' reagire. E scrivendo queste semplici frasi sulla vita di Marco è nata questa cosa, che era indirizzata ai bambini piccoli del paese. Diciamo che l'idea era 3-6 anni. Allora, inspiegabilmente, in pochi mesi, questa fiaba sta andando un po' dappertutto e sta piacendo anche ai grandi, di varie età. Quest'estate c'è stato un incontro in un campo scuola di indirizzo cattolico ad Auronzo di Cadore e ho parlato davanti a 50 ragazzi di 18 anni. E ho detto, mamma mia, cosa dico io a questi ragazzi? Oh, signora, lei ha molto da dire, non si può. E infatti sono riuscita a parlare a ruota libera senza preparare alcun discorso di quello che è nato dopo questa tragica vicenda. Questi ragazzi, non ce n'è stato uno che non sia stato attento, anzi emozionatissimi. Dopo un'ora e mezza che stavo parlando, tutti hanno voluto una copia della fiaba e tutti l'hanno voluta con una dedica personalizzata. Nata dall'amore di una mamma. Sì. Io dico solo questo. Lei, signora, si è ulteriormente avvicinata ancora di più alla fede. Sì. E ovunque questi genitori vadano, sono inseguiti. Inseguiti, non immaginatevi un inseguimento poliziesco. O da una farfalla o da libellule. Sì. E questo accade vicino alla tomba di Marco. Sì, e Gloria. Ma la cosa più incredibile è che già dai primi giorni di questo tremendo dolore l'unica cosa che potevo fare era stare seduta lì nel mio giardino e c'era questa farfalla dalle sembianze, aveva i colori di Marco, delle cose che portava Marco e continuava a farmi questa danza attorno e mia sorella che era vicino a me l'ha ripresa perché sembrava una cosa fuori dal normale perché le farfalle ti vengono vicino, ma per un lampo dopo si allontanano. Invece a noi succede proprio che si fermano. E a volte sono due, il più spesso delle volte accade che sono due. Una più scura e più grande, che rappresenta secondo me Marco, e una più piccola, dorata, come i capelli della nostra meravigliosa Gloria. E si alternano in una danza, come per dirci noi siamo qua. A chiunque stia pensando in questo momento che stiamo forse esagerando, che questo è il frutto di un discorso che sta intorno a un immenso dolore, mi permetto di dire non stiamo esagerando. Che sia un immenso dolore non c'è dubbio, perché insomma, no. Tocca essere proprio di ferro con la testa dura per non capirlo, ma non stiamo assolutamente esagerando. www.greenfellove.org per chi voglia sostenere, aiutare questa fondazione nata da un grandissimo e generosissimo atto d'amore di due genitori splendidi. Sembrate voi usciti da un libro di fiabe. Grazie. L'hanno richiuso. Grazie. E siete rimasti fuori. Grazie. Grazie. Non so quanto ringraziarvi. Grazie. Grazie.
Grazie davvero.